Ciao, sono ProContro, il canale che ti racconta le storie più strane e incredibili che sono realmente accadute. Ogni video ti fa scoprire fatti di cronaca, curiosità, misteri, avventure e molto altro. Ti stupirai, ti divertirai e ti informerai con i nostri video. Allora, mettiti comodo perché si inizia. Jean-Baptiste Grenouille, il profumiere che uccideva per creare profumi unici. Nell'oscuro cuore di Parigi del XVIII secolo, vive un uomo chiamato Jean-Baptiste Grenouille. Jean-Baptiste non è un uomo comune. Ha un senso dell'olfatto straordinariamente potente, ma non ha un odore proprio. Questo lo porta a diventare un profumiere, ma non qualsiasi profumiere. Jean-Baptiste vuole creare il profumo più potente e seducente del mondo. Per raggiungere questo obiettivo, Jean-Baptiste inizia a uccidere giovani donne. Estrae il loro odore per il suo profumo, rendendo ogni vittima un ingrediente indispensabile. La sua ossessione cresce, così come il numero delle sue vittime. Ma il profumo che crea è davvero irresistibile, unicum nel suo genere. Eppure, nonostante il suo successo, Jean-Baptiste rimane un uomo tormentato. La sua mancanza di un proprio odore lo rende incapace di sentirsi completo. La storia di Jean-Baptiste Grenouille è una storia di ossessione, bellezza e orrore. Un uomo che ha sacrificato tutto per la perfezione olfattiva. Jean-Baptiste Grenouille, il genio olfattivo dietro il profumo più inebriante mai creato. Custodiva il suo macabro segreto. Possedeva un senso dell'olfatto straordinariamente acuto, capace di percepire le essenze più leggere e sfuggenti, quelle che il resto del mondo ignorava. Riusciva a trovare le donne perfette per le sue creazioni. Come faceva? Usava il suo dono unico per individuare le essenze più pure. Queste donne non erano solo belle, erano speciali. Ognuna di loro emanava un aroma unico, un qualcosa che Grenouille riusciva a catturare. Ma non si fermava alla prima impressione. Studiava i loro comportamenti, le loro routine, per capire come e quando il loro profumo era più intenso. E così, lentamente, con pazienza e determinazione, Grenouille creava il suo capolavoro. Un profumo così potente da turbinare i sensi e incantare chiunque lo annusasse. Le sue vittime erano giovani donne. Le uccideva soffocandole con un panno, un atto spietato ma necessario per il suo scopo. Dopo aver compiuto l'atto omicida, Grenouille spogliava le sue vittime e le cospargeva di grasso animale. Questo metodo gli permetteva di assorbire e catturare il loro profumo caratteristico. Il grasso, ora impregnato dell'essenza delle vittime, veniva raccolto e distillato. Questo processo creava un profumo unico, una sintesi olfattiva delle donne che aveva ucciso. La sua ossessione per la perfezione olfattiva lo portava alla follia e al crimine. Quando la ricerca della bellezza e dell'arte si trasforma in una sete di potere e controllo, nasce un profumo straordinario, dall'anima oscura e terribile. È l'essenza della vita, ma nasce dalla morte. Laure Richis è la giovane e bella figlia del sindaco di Grasse. Ignara del destino che la aspetta, cammina verso il suo terribile futuro. Grenouille è ossessionato da Laure. La sua essenza è l'ultimo ingrediente mancante per il suo profumo perfetto. Ma per ottenerla, è disposto a tutto. Una notte, Laure scompare. Grenouille ha colpito ancora. La sua ossessione lo ha spinto fino all'orribile estremo, l'omicidio. Il profumo è completo, ma a quale costo? Jean-Baptiste Grenouille ha pagato il prezzo più alto. La vita di 24 donne. La sua ossessione per i profumi lo portò su un percorso oscuro. Mise a punto un profumo così seducente che avrebbe potuto far innamorare chiunque. Ma a quale costo? Jean-Baptiste si trovò sull'orlo dell'abisso, rischiando la forca per il suo desiderio insaziabile di creare il profumo perfetto. Nel momento del bisogno, usò il suo potente profumo per incantare la folla e salvarsi la vita. Ma la sua vittoria fu a un prezzo altissimo. Addio, profumo, la fine di Jean-Baptiste Grenouille. Fuggito dalla forca, Grenouille si ritrova a Parigi, città della sua nascita. Qui,
avvolto nella sua solitudine, inizia a riflettere sulla sua ossessione per i profumi. La potenza dei profumi, di cui si era innamorato, ora gli sembra vuota. La sua ricerca della perfezione olfattiva non ha portato che dolore e desolazione. In preda alla disperazione, Grenouille prende una decisione drastica. Decide di bagnare il suo corpo con l'ultimo dei suoi profumi, un miscuglio affascinante e fatale. La folla attorno a lui impazzisce per l'aroma irresistibile. Il suo profumo diventa la sua condanna, mentre la gente lo desidera fino alla follia. Jean-Baptiste Grenouille si offre in pasto a loro, il suo corpo diventa un'offerta olfattiva. Quel profumo, che era stata la sua vita, diventa la causa della sua morte. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia fatto conoscere meglio la storia di Il Profumo, un romanzo affascinante e inquietante. Se vi è piaciuto, lasciate un like, commentate e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Grazie per aver guardato e alla prossima!